i sindaci sono presenti. Se prendete contatto con noi o anche se qualcuno di questi cittadini che oggi è qua prende contatto con noi e ci dice c'è un certo numero che oggi non ha partecipato perché magari sono anziani, perché non ce la fanno, noi vi diamo la disponibilità a ripetere questa iniziativa anche in quei comuni. C'è il tema della vergogna che io, scusate, ma lo riprendo, vedo che i sindaci annuiscono. Il tema della vergogna riguarda tutti, soprattutto gli anziani, ma tutti quelli che una volta che sono truffati anche, come dire, in altri campi, come dire, non è soltanto quello di cui stiamo discutendo oggi, si vergognano di dirlo ai figli. È importante parlare con queste persone e convincerli che è invece fondamentale partecipare e denunciare. Poi se non si vogliono far vedere, chiamano una delle associazioni, noi lo riceviamo con tutta la discrezionalità e con tutta la serietà per gestire anche quella posizione. Io vi chiedo di riconvocarci la prima settimana di luglio, nella giornata che adesso indicateci voi, se per esempio il venerdì pomeriggio invece che il mercoledì è meglio, oppure di nuovo il sabato. Proviamo a capire se può essere allora a questo punto, così lo decidiamo immediatamente. Prendiamoci 3 settimane, perché quando ci rivediamo, oltre a costituire il comitato, dobbiamo poter anche raccontarci delle novità rispetto agli sviluppi, alle cose che abbiamo fatto, alle difficoltà che abbiamo incontrato. Perciò il primo sabato, che secondo me potrebbe andar bene, è sabato 4 luglio alle ore 16, sindaco, nello stesso luogo, in questo teatro, alle ore 16, come oggi. Noi vi abbiamo già fornito il vademecum con un numero di cellulare al quale risponderà un operatore per fissarvi un appuntamento presso gli sportelli di Castelnuovo Monti, o se c'è bisogno in casi particolarmente delicati, come dicevamo prima, anche raggruppando magari un certo numero nei comuni limitrofi. Anche in questo caso dovremmo metterci d'accordo. Io, per ragioni poi di correttezza, vi devo anche dire che noi agiamo per conto degli associati, per statuto, che la tessera alla Federconsumatori, poi parlerà a Diconsum per quello che riguarda lui, costa 35 euro e che abbiamo deciso, visto il gran numero di cittadini che è coinvolto, che la tessera per i cittadini truffati in Assitalia noi la stipuliamo a 25 euro, così come abbiamo fatto in altre occasioni. Aggiungo che c'è tutta un'attività, come sapete, di lavoro, di studio, di analisi, di disponibilità degli avvocati. Noi non chiediamo niente nel momento in cui recupereremo le somme al consumatore, al cittadino, perché pensiamo, come è successo per il caso Unicredit Gattalupa, me lo sono andato a rileggere per non ridire di nuovo la banca in modo errato, noi non chiediamo niente al consumatore perché noi i soldi per la transazione la chiediamo a INA Assitalia. Nel caso di Gattalupa noi siamo stati pagati per la nostra, abbiamo ricevuto un compenso per l'attività, per tutto quello che è stato fatto direttamente dalla banca. Noi pensiamo che questa sia la strada da seguire. Nel caso però, con molta chiarezza, poi se avete bisogno ve le scriviamo, perché credo che siate, no, come dire, già provati da situazioni poco chiare, ma vedete che noi poi mettiamo in chiaro tutto. Nel caso però nella transazione non riuscissimo ad ottenere lo storno da INAS Italia, noi vi chiederemo il 3% sulle somme recuperate. Spero di essere stato chiaro e che apprezziate la chiarezza da subito. Siamo qua. Adesso passo la parola a Luca Bragion per le sue ultime cose. Sì, anche come Adiconsum, noi siamo associazione dei consumatori promossa dalla CISL, quindi riceviamo da lunedì al sabato, sin da lunedì questo,
dalle 9 tutte le mattine e dalle 8 e mezza alle 12.30, quindi in via Morandi 21 Castelnuovo Monti. E sono attivi ovviamente il centralino della CISL all'81 12 502 e il centralino dell'associazione che è sempre 0522 35 74 85. Anche noi in vista della particolarità della situazione agiremo solo per chi intenderà iscriversi all'associazione e la quota sarà quella di 25 euro come concordato con Federconsumatori. Ripeti il numero telefonico. Sì, il numero telefonico allora dell'associazione a Reggio è 0522 357 485, a Castelnuovo Monti 0522 812 502. Comunque siamo a vostra disposizione sin da subito. Sì, aggiungo. Il numero di cellulare che abbiamo destinato appunto per la questione, visto il numero molto alto di gente che ci contatterà, sarà attivo dal lunedì mattina. Io ce l'ho nella borsa, non mi chiamate 5 minuti dopo abbiamo terminato l'iniziativa, perché per me sarà difficile. Poi lo sportello è aperto a Castelnuovo Monti, ma se qualcuno preferisce venire a Reggio, noi siamo, troviamo anche la soluzione a partire appunto da lunedì. E lo sportello sarà aperto da martedì mattino e pomeriggio, poi vi comunicheremo di volta in volta quanto continueremo a tenerlo aperto a seconda di quanti ci chiederanno gli appuntamenti. Vi ringrazio molto. Grazie.